Wow, sono secoli che non faccio un video frontale di fronte al... Non ce la posso fare, mamma mia. Nella Healthy Living ricetta di oggi vediamo passo per passo come preparare il nabe, un piatto semplicissimo, ideale in questa stagione come antifreddo e che rispecchia praticamente tutti i gusti. Scegliete le vostre verdure preferite, aggiungete carne oppure tofu, perché no? E infine questo. Al supermercato si trovano queste buste di brodo già pronto, ma difficilmente riuscirete a trovarle in Italia, per cui state tranquilli, potete benissimo utilizzare del semplice dado di carne oppure di verdure. Un'altra caratteristica del nabe che viene cotta qui, in questa fantastica padella? Non so cosa sia, questa ciotola di ceramica, non ho idea di come possa essere chiamata in italiano, Dio santo, non riesco più a parlare l'italiano, non che sia mai stata brava a farlo. Questa è una cosa fantastica, io l'adoro, ci mettete tutto al suo interno, va direttamente a contatto con il fuoco, cuoce che è una meraviglia, perfetta. Potete ovviamente utilizzare una normalissima padella, ciò che ho fatto io finora, quindi non è un problema. Questo rende semplicemente il tutto più figo, diciamo così. Cominciamo tagliando grossolanamente tutte le verdure. Io ho deciso di utilizzare cavolo, carote, funghi, tofu e carne. Una volta fatta questa operazione mettiamo tutti gli ingredienti in pentola e andiamo ad aggiungerci il brodo che abbiamo scelto di utilizzare. Portiamo a bollore e lasciamo cuocere per 15-20 minuti circa. Concludiamo la nostra ricetta accompagnandola a una ciotola di riso bianco. Eccolo qui, il nabe è pronto per essere mangiato, cosa che farò immediatamente perché c'ho famissima! Spero vi sia piaciuto questo video, fatemelo sapere mettendo un bel mi piace oppure iscrivendovi al canale, potete fare entrambe le cose se volete, grazie mille, e noi ci vediamo in un video futuro. Ciao a tutti, grazie di avermi seguito fino a qui e buon appetito, ciao! Fa un freddo cane.